Bentornati in mia stanza e anche oggi faremo un Get Ready With Me, anche questa volta parlato, però questa volta farò un Get Ready praticamente standard per tutte le volte che mi trucco, diciamo, Lolita e non faccio niente di particolare, quindi uno stile un po' dolle, tipo bambola. Quindi niente, poi parleremo del più e del meno. Comincerò con mettendomi le lenti a contatto, perché se no non vedo niente. Ok, ho messo le lenti e anche un cerchietto, perché altrimenti mi truccherò anche i capelli. Come l'altra volta, comincio con un fondotinta. Questo è della I Love Makeup, I'm Flawless, ed è quello che metto sempre, con sempre il mio amatissimo pennello ovale. Come sempre lo metto prima con le dita e poi lo sfumo col pennello. Allora, vediamo. Innanzitutto, non so se lo notate, ho fatto le punte blu alla fine. Più che altro perché, tipo, l'ho fatto due volte il viola e non è uscito, perché usciva comunque non del viola che volevo io. La prima addirittura non ha proprio preso il viola, quindi l'ho fatta e avevo un leggerissimo riflesso freddo sulle punte, ma proprio solo il riflesso freddo, neanche viola, quindi niente. Poi ho fatto di nuovo il viola, solo che mi ha aiutato mia madre, e mia madre non aveva capito che le volevo tipo fino a qua, come adesso, e quindi me l'aveva fatta tipo 5 centimetri, un tanto così. E io ero tipo, mamma, a parte che era viola scurissimo, quasi melanzana, e quindi non mi piaceva, io lo volevo molto più acceso. E siccome all'inizio avevo preso il blu per provare a mischiare con il rosso, ma non è uscito. Oddio, adesso sembro un vampiro. Mettiamo un po' di correttore, altrimenti qualcuno potrebbe prendere il crocifisso e tentare di mandarmi via. Comunque, non è attaccato, quindi ho fatto il blu così, perché l'avevo provato già su una ciocca sotto per vedere se diventava viola, però non diventava viola neanche mischiando i due colori, quindi alla fine ho deciso di farlo tutto, cioè tutte le punte, come dovevo fare il viola, e quindi siamo qua così con i capelli blu. Che poi non so se mi seguite su Instagram, ho messo una foto. Praticamente ho fatto la coda qua, e ho portato tutti i capelli blu in avanti, come per fare praticamente il ciuffo, e ho messo la bandana e sembrava che avessi tutti i capelli blu, perché comunque corti, come se fosse quello, così fossero tutti i miei capelli blu. In effetti, tipo, un bel po' di gente mi ha detto, fateli blu, ti stanno bene. Io ero tipo, ma poi non riuscirò mai più a tornare al mio rosso. Io ci sono così tanto affezionata al rosso. E quindi niente. Ci stavo pensando di farli tutti blu, perché ho ancora della tinta blu. Solo che se poi li faccio blu, dovrei... stavo pensando di magari farli tutti blu. Poi una volta che... mi usciva la ricrescita, fare la ricrescita nera, comunque del mio colore naturale. Solo che poi mi sono detta, sembra la stessa roba, ma il rosso, il mio amato rosso. E quindi stavo pensando che magari, come sbiadisce un po' questo, di farli direttamente neri da sotto, perché mi piace molto la combinazione nero-rosso, anche così al contrario. Ok. Metto il primer potion su tutta la palpebra. E quindi niente, adesso sono così un po' sul... non so cosa fare con i miei capelli.
Vabbè, me l'avevo detto che, che comunque avrei fatto qualcosa ai capelli. Poi mi sono resa conto che non potrò, per la storia di Natale, che comunque sarà da mia sorella, non potrò addobbare la mia camera. Uhu, io adoro il Natale perché posso addobbare la mia camera, io adoro farlo. E quest'anno non potrò fare. Quindi stavo pensando di magari metterci un po' più di impegno per Halloween, visto che si sta avvicinando. E anche Halloween mi piace tanto come festa. È molto più nelle mie corde, diciamo. Perché comunque io sono, cioè, adoro il nero, sono molto, molto scusate, gotica. Non riuscivo a fare le virgolette. Ehi, matita, scrivi. Questa volta prendo un ombretto che non vedrete probabilmente, ma è rosa perlato. Me lo metto su tutta la palpebra mobile. Questo è Essence, è il numero 02 Macaron C'est Bon. Era della confezione, della collezione Cookies and Cream. Devo dire che mi piace tanto. Poi è una bella illuminazione, diciamo. Si può usare anche come illuminante. Sì, dai, illumina bene. Dalla Naked 2 prendo questo color taupe, talpa, che si chiama Tease, e vado a metterlo nella piega fino a connetterla praticamente al ponte del naso. E sfumo, sfumo, sfumo. E quindi niente, a proposito, non so se ve l'avevo detto, ma tipo mi si è rotta la fotocamera. Non so se qualcuno l'avrà notato, ma o se l'ho già detto perché io mi dimentico le cose, perché ho l'Alzheimer galoppante già da in tenera età. E quindi sono in fase. Devo comprarmi una fotocamera, ma non so quale scegliere perché quelle belle costano troppo. Quindi, fondamentalmente, scusate, c'è il momento contouring al naso. Sono senza fotocamera e niente, per la mia felicità. Dovrò adeguarmi. Dalla palette Sleek, che è praticamente deceduta perché mi è caduta e si è spappolata, quella Eye Divine Ultra Matte Volume 2, prendo questo, senza cercarvi, violetto. È un viola molto freddo e spento. E lo metto qua, nell'angolo. Sfumo. Che poi quando lo sfumo diventa un po' rossiccio e io adoro il rossiccio, soprattutto sugli occhi. Poi andiamo anche dall'altro lato. E quindi niente, io sono una barbona. No, vabbè, comunque non ho con che registrare se non con il mio telefono amato, che non so quanto durerà se continuerò di questo passo a registrare con lui. E quindi niente. Poi, della mia amatissima chocolate bar finta, prendo un misto di questi due marroni, freddo e caldo. È praticamente
facesse sì che la mia piega del non so come si chiama la piega, praticamente quando sorridete qua si forma una piega, vado a intensificarla molto molto leggera, deve essere solo un'ombra, non è, deve essere una linea netta, quindi niente. Da poco sono andata in una zona boschiva, diciamo, della vicino, no, oddio, vicino a casa mia. Ci abbiamo messo un'ora ad arrivarci, in teoria a cercare funghi. Non c'era granché, anche se comunque stanno uscendo. Vabbè, io che vi parlo di funghi non penso mi interessi. Comunque, ho trovato più che funghi, io ho trovato cristalli o minerali. Quelli sono bellissimi, tipo, sono lì, infatti, prima, giusto prima li ho lavati perché avevano comunque un po' di terra. E mentre sfumo la linea, l'ombra che ho appena fatto. E ci metto subito sopra, quindi tra la rima e l'ombra che abbiamo fatto appena, prendo un color burro, quindi molto chiaro, e ci vado lì per praticamente far sì che si veda per bene. Poi prendo un colore, un illuminante, e vado nell'angolo interno. Quindi ho trovato questi cristalli che sono davvero carini. E stavo pensando, siccome sono bianchi, di provare a colorarli di qualche colore, non so, tipo viola, rosa, tipo quarzo. E volevo metterli come decorazione per Halloween, tipo cristalli di streghe. Però non so. È probabile che rimarranno qua in bella vista per sempre, però non si sa mai. Allora, riprendo la mia palette distrutta e procedo con le sopracciglia, che sono lì come sempre morte senza fare niente, quindi niente cristalli. Vediamo cosa succede. Non so voi se giocate. Io in questo periodo sto giocando, oddio, giocando, sì, sto giocando di ruolo praticamente, sto giocando a D&D, non è proprio D&D classico, non è Pathfinder, si chiama Urban Heroes, ed è molto carino, molto più semplice di Pathfinder, perché comunque non è difficile Pathfinder, però ci sono molte più regole rispetto agli Urban Heroes. Ok, praticamente non devo parlare mentre mi faccio le sopracciglia perché le muovo tantissimo. Comunque, è molto più semplice. Praticamente voi siete una combriccola di eroi, di persone con i poteri. Poi, eroi, questo è da vedere. E si basa praticamente la nostra sessione, noi la stiamo facendo nella nostra città ed è bellissimo perché comunque voi sapete, voi conoscete tutti i posti e quindi è semplice orientarvi piuttosto che in una città magari anche immaginaria o comunque che non conoscete, è molto più difficile. Quindi sappiamo anche tipo se vi dicono da qua a là dovete andare tipo in macchina e cioè io so quanto ci metto in macchina ad arrivare ed è una figata perché poi ci sono ad esempio il mio personaggio ha come potere principale moltiplicare oggetti, quindi io posso uso come arma delle pistole o comunque pistole armi da fuoco. È una figata perché posso moltiplicarmi l'arma
e poi sparare praticamente due colpi, anche se è un problema che non sono ambidestra ancora, quindi è di un po' difficile. Metto l'eyeliner, e questo per chi se lo stesse chiedendo, è il Deborah, quello di Deborah Milano. Eyeliner 24 ore waterproof ed è bellissimo, cioè davvero, probabilmente dura davvero 24 ore, è che io non lo tengo 24 ore, però dura davvero tantissimo ed è waterproof. Adesso momento di eyeliner, poi torno. Ok, ho messo l'eyeliner, adesso passo alle ciglia finte e queste le ho prese da AliExpress, e le ho pagate tipo 1 euro probabilmente e sono, se non sbaglio, 5 paia e sono davvero molto carine. E le attacco con la per ciglia finte, questa è della Essence Lashes to Impress. Nel mentre che aspetto che la colla si asciughi, metto un po' di blush. Questo è della Neve Swinging London. Ok, ne metto un po' nel tappino. E praticamente io quando metto le ciglia, scusate, le ciglia, il blush per quando esco in Lolita, generalmente mi fermo tipo qua. Quando invece esco in Lolita, lo metto molto più su, tipo quasi al naso. Anzi, no, non quasi al naso, direttamente al naso. E faccio molto più rosse le gote, non so come si chiamano in italiano, comunque i pomelli. E quindi per dare questa parvenza di innocenza, tipo in teoria. A volte lo metto anche un po' sul naso. Ok, adesso metto le ciglia finte e torno. Ho messo le ciglia finte, adesso aspetto che asciughino. E nel mentre applico un po' di questo prodotto che è per fare il contouring. Faccio un lievissimo contouring. Questo è il Master Contour V della Maybelline, lo applico con un pennello di questo genere. Praticamente in teoria potrei fare anche tipo così, fare una riga e poi sfumare, solo che a volte a me viene meglio prenderlo col pennello e applicarlo perché capelli lavatevi. Perché molte volte potrebbero rimanere delle righe che non sono affatto desiderate. Ok. Sulle labbra applico un burro cacao. Questo è della Himalaya, quella al cocoa butter. È davvero molto buono, anche se preferisco l'altro. Poi prendo un rossetto rosso, questo è della Debbie, è il numero 11 Hypnotic Fire. Volendo potete metterlo anche rosa, comunque del colore che volete, un colore abbastanza dolly. Lo prendo con il dito così, con l'anulare, che in teoria è il più leggero, e vado praticamente solo al centro. Okay, poi mi pulisco il dito con qua io un asciugamano che poi generalmente lavo. Prendo un po' di correttore, sempre con un dito, ne prendo un po', anzi, ne metto un po' sulla mano, così è più semplice. E poi faccio praticamente il contorno delle labbra. Per andare a schiarire un po', così che il contorno non sia ben definito come generalmente dovrebbe essere. Ok, poi riprendo la mia cipria con un pennello abbastanza ampio da sfumatura, come questo. Prendo un po' di cipria e
e vado a fissare il tutto. Come ultima cosa, adesso che so che la colla delle ciglia è perfettamente asciutta, metto un po' di mascara, giusto per praticamente fissare le mie ciglia a quelle finte. E questo è il Miss Manga. Come ultimo step vado a mettere le ciglia finte inferiori e queste le proverò con voi per la prima volta perché io generalmente non metto le ciglia finte sotto, però questa volta le voglio provare, quindi vediamo come va. Ok, ce l'ho fatta. È rimasto attaccato. È rimasto attaccato. Oddio, sono stranissime. Che okay, non so se vedete. Comunque per i cosplay sono una figata. Quindi al prossimo cosplay le metterò. Dovrei aver messo tutto, se non sbaglio, sì. Tolgo il mio fantastico cerchietto. I miei capelli sono a posto, probabilmente li abboccolerò più tardi. E niente, questo è tutto. Spero che vi sia interessato questo di nuovo, questo Get Ready With Me molto Dolly. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!